È una parte durante la quale noi dovremo approfondire bene la situazione. Il titolo giornalistico io l'ho dato alle 19 a Radio Gol. Ad oggi, venerdì 5 agosto, erano le ore 19, sono le ore 21, il titolo resta lo stesso. Il Sassuolo non vende Raspadori. Questo è il mio titolo giornalistico su questa vicenda dai contorni kafkiani, perché poi bisognerà anche spiegare, e lo spiegherò, lo spiegheremo, il motivo per il quale lo staff dirigenziale, il Gotha del Sassuolo, si è mosso ed è arrivato qui a Rivisondoli, perché il cittadino comune, il tifoso della strada dice: scusate, ma se questi non lo volevano vendere, ma per quale motivo sono arrivati fino a Rivisondoli? Poi si fanno bagni e terme che stanno attaccate all'Acquamontis, non penso. E quindi vi svelerò il motivo per il quale poi questo incontro c'è stato. Ma il titolo giornalistico io non lo sbaglio, lo dico con un pizzico di presunzione: il Sassuolo non vende Raspadori, puntini, 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 perché poi possiamo aggiungere al Napoli, punto esclamativo, al Napoli, punto interrogativo. La situazione, come ogni mercato, è una situazione che comunque va motivata. Io sono realista tendente al pessimismo, perché la cifra che balla è una cifra enorme e credo che a un certo punto bisogna anche saper dire di no di fronte a delle richieste che rasentano la follia. Però ognuno è legittimato a chiedere quello che pensa di poter chiedere. E allora voglio però rimanere sul focus di Lorenzo.